Salve amici di LoloTube 65, benvenuti e ben ritornati nel mio canale. E come sempre, se non sei ancora iscritto al mio canale, ti invito a iscriverti. Dopo tante richieste che ho avuto sul monopattino Vivo Bike V30, che è questo, vi mostrerò come si sostituisce la camera d'aria, perché purtroppo è bucata e quindi bisogna cambiarla. Vi dico subito che non ho gli attrezzi giusti, dopo mi metterò qua su in alto una scheda con gli attrezzi giusti per smontare il copertone e per inserire la camera d'aria. Bene, iniziamo subito con il video del smontaggio della camera d'aria. Allora, per smontare la ruota anteriore del Vivo Bike V30 ci serviranno questi attrezzi che adesso vi mostrerò. La ruota anteriore è un po' più complessa perché c'è il motore e quindi bisogna stare un attimo attenti nel montaggio, che adesso vi mostrerò cosa bisogna fare. Allora, come vedete, qui dentro le viti da smontare per tirare giù la ruota, ma iniziamo subito con gli attrezzi che userò. Ecco ragazzi, questi sono gli attrezzi che userò io in questo momento. Vi consiglio di avere un multiuso con delle chiavi a brugola di diverse dimensioni. Poi vi dirò anche quali sono le chiavi dei smonta copertoni in ferro. Almeno ragazzi, questi sono veramente vecchi, li ho trovati in cantina, sicuramente non usati tipo qua, perché questi sono in plastica e si rompono sicuramente. Potete usarli una volta che avete già tirato fuori il copertone, solo per facilitarvi per tirare fuori la camera d'aria. Non so se si riesce a mettere a fuoco. Eccolo. Questi si spaccano, ragazzi, purtroppo. Allora vi consiglio questi qui in ferro, vedete? Questi sono vecchi vecchi, li ho trovati in cantina, sono anche pieni di ruggine, però almeno dovrebbero fare il proprio lavoro. E poi delle chiavi inglesi per smontaggio dei dadi che tengono sulla ruota. E quindi direi ragazzi di iniziare subito con il lavoro. Prima cosa ragazzi da fare è tirare via questa plastica, delle pinzette, un coltello, qualsiasi cosa. Eccoci. Una volta che avete tirato via questi catari frangenti in plastica, ci sono delle brugole qua dentro. Non so se si vede. Ci sono due viti a brugola da smontare. Adesso facciamo subito il primo passaggio. Queste viti a brugola servono per smontare il coperchio che nasconde i dadi principali della ruota. Intanto io lo smonto. Ecco, ricordatevi di non perderle perché è una misura abbastanza particolare. Sarebbe da smontare anche questi due viti a stella, ma io cercherò di non smontare tutto perché mi interessa solo mettere dentro il dado per smontare queste viti a brugola. Tenere coperto questo dado, vedete, che è qui sotto, così potete smontarlo tranquillamente. Non so se si vede, eccoli. Metto dentro la chiave inglese e la smonto. Stesso lavoro ragazzi, qui tirate via la plastichina con una pinzetta, vi aiutate. Visto? E anche qui ragazzi bisogna smontare queste due viti, 1 e 2. Di solito metto le viti in un posto unico. Montiamo anche questa. Ecco ragazzi, abbiamo smontato anche questa parte, questa plastica. Andiamo col smontaggio della ruota vera e propria. Il dado della ruota anteriore è 18. Bene, adesso che abbiamo smontato le plastiche, andiamo con allentare i dadi che tengono sulla ruota col motore. Ecco, cercate, se ricordatevi di stare attenti a non spaccare le plastiche se usate il mio metodo. Io ve lo sconsiglio questo sistema, è meglio che se smontate tutto perché è più facile. Occhio ragazzi che non vi cada. Non so se si vede, cercate di allentare la ruota. Eccoci. Una volta che questi due dadi sono allentati, si può sfilare la ruota. Ecco ragazzi, una volta che avete tirato giù la ruota, inizia la parte più rognosa, dove bisogna smontare il copertone per cambiare la camera d'aria che ho già qui, vedete.
Ecco qui la camera d'aria che cambieremo con questa che è bucata. E iniziamo. Ecco ragazzi, dopo aver imprecato in diverse lingue a me non conosciute, siamo riusciti a tirare fuori il copertone. Ecco, qui ci sono due tipi di pensieri, quelli che lasciano lo stesso una parte dentro e tirano fuori solo il copertone, oppure smontarlo completamente ricordandosi sempre che c'è il cavo e quindi bisogna mettere il copertone da altre parti. Infatti in questo caso io smonterò tutta la gomma completamente, adesso vi mostro come. Ecco ragazzi, con molta fatica mettete dentro la camera d'aria, ma molta fatica. Vedete ragazzi, siamo riusciti con un po' di sforzo a inserire dentro la camera d'aria. Adesso bisognerebbe prima gonfiare un po' la gomma per vedere se sta bene dentro e poi il lavoro è fatto. Vediamo dai. Una piccola gonfiata per vedere se funziona. Inserite bene nel senso giusto la vite dentro gli fermi della ruota. Adesso mettiamo i dadi e stringiamo e via. È quasi finito il lavoro. La plastica carta rifrangente sia da una parte ragazzi che l'altra. Ecco. Ed ecco, il lavoro è finito. Abbiamo rimontato tutte le plastiche, i catarifrangenti ed è come nuova. Ricordate di far passare il cavo dentro senza pizzicarlo con le viti ed il lavoro è fatto. Bene ragazzi, il lavoro è finito, come avete visto non è proprio un lavoro facilissimo, bisogna avere molta pazienza e anche gli attrezzi giusti che io in questo caso non li avevo. E vi lascerò delle schede, degli attrezzi giusti che ho trovato su Amazon per smontare il copertone e inserire la camera d'aria, è tutto e ci vediamo ai prossimi video. Grazie ancora, ciao ragazzi!